Comunità religiosa tranita in festa per l'arrivo in città del corpo del beato Giuseppe Benedetto d'Usmet direttamente dalla cattedrale di Catania, un evento particolarmente sentito. Il corpo del cardinale d'Usmet è arrivato in chiesa madre intorno alle 17:30 e dopo un breve momento di preghiera è stato traslato nella chiesa di San Nicolò Politi, dove c'è stato l'incontro con il Sacro Teschio di San Nicolò, dove si è tenuto non solo un momento di preghiera, ma anche sono svolti dei canti per ricordare la figura di Padre Condi, scomparso di recente. Padre Condi che aveva musicato il testo, una canzone, in onore appunto dell'arrivo del beato cardinale d'Usmet qui ad Adrano. Dopo questo momento di preghiera nella chiesa di San Nicolò Politi, il corpo del beato d'Usmet è stato traslato nella chiesa di San Paolo ad Adrano, dove resterà fino a domenica 15 ottobre. È una grazia particolare questa coincidenza di questa celebrazione del nono centenario di San Nicolò Politi con la presenza anche del corpo del beato cardinale Giuseppe Benedetto d'Usmet. Sappiamo che il cardinale è nato nel 1818, quindi il 15 di agosto, e allora l'anno prossimo, 15 agosto, ricorre il bicentenario della sua nascita, nascita di San Nicolò Politi, nascita anche del cardinale, vero, questo centenario, vero, che vengono ad essere celebrati proprio i monaci benedettini già hanno incominciato, al di là di quello che può essere preparato nella diocesi di Catania, hanno preparato questo anno particolare, c'è un anno giubilare proprio anche promosso dai benedettini. Hanno incominciato così a settembre, concluderanno a settembre dell'anno prossimo quest'anno giubilare. E il messaggio fondamentale che io vorrei sottolineare principalmente è questo. Cioè, sono due santi che hanno condiviso, ecco, elementi fondamentali della vita cristiana. Sono due santi che però sono vissuti in epoche diverse. E al di là di quello che era comune tra di loro, però, c'è stata una diversità anche del modo come seguire il Signore Gesù. Allora, ripeto, il messaggio fondamentale credo che possa essere questo, il richiamo alla vocazione universale alla santità. Il cardinale amava stare con la gente, questa è una delle caratteristiche della sua disponibilità, della sua umiltà, soprattutto del suo ascolto, che era particolarmente attento per le persone con particolare disagio, difficoltà, soprattutto i disoccupati, chi non aveva nulla, lui era sempre disponibile a dare qualcosa. Quindi credo che questo giro ci ricordi, questa carità che scende per le strade, aiuta, si piega, non ha paura di sporcarsi le mani. Ecco, la figura del cardinale d'Usmet, come la possiamo inquadrare? Il buon pastore, lui è immagine del Cristo che non ha paura a prendere il gregge, a condurlo verso la casa del Padre, verso un amore più grande. Credo che questa sia la sua caratteristica particolare.